I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Ci vuole la candeggina. Sì, ma tu sbagli il candeggio. Onace, non succede. Ma con questa risparmio. Guscio salma cellulare Melicone. In gomma Melicone. È scopa gomma Melicone. La famosa gomma Melicone. Sì, hai già spazzato. Guarda, la gomma adesce al pavimento, attira la polvere come nessuna. E quanto sporco raccogli ancora. Con scopa gomma fai meno fatica perché è leggerissima. Dura a lungo perché è in gomma Melicone. Dei film dal prossimo mese di dicembre passeranno dalle attuali 12 a 15 per tempo. Trovato ucciso il protagonista dello spot Bio Presto. Raccapriccianti i particolari del delitto, sembra che l'uomo in ammollo sia stato infilato a viva forza nella lavatrice e centrifugato. La
polizia che ha dovuto attendere la fine del programma di risciacquo prima di recuperare il corpo ha dichiarato di non aver mai visto un cadavere così bianco, più bianco del bianco che sbianca. Per quanto riguarda le indagini, alcuni testimoni asseriscono di aver notato nei pressi del luogo del delitto un uomo mascherato di nero che fuggiva sghignazzando scompostamente. Si nutrono forti sospetti che possa trattarsi dell'uccidente. Ed ora passiamo allo sport, le notizie subito dopo la... legato al mondo della pubblicità. Capitan Findus, proprio alla vigilia della sua promozione a maggiore per meriti pubblicitari, è stato infilzato come un tonno da un misterioso omicida. Gli investigatori sono ormai convinti che sia opera di un serial killer. Personaggio particolarmente amato dai telespettatori, è stato ritrovato stamane annegato nella propria vasca da bagno riempita di ammorbidente. L'autopsia è resa particolarmente difficoltosa dalla mollezza del corpo del divo, famoso in vita per la sua prestanza fisica. E passiamo ora alla lettura del bollettino della pubblicità. Le drammatiche gesta delle killer stanno purtroppo facendo registrare un notevole calo nel mercato pubblicitario. A causa di ciò, il Consiglio dei Ministri ha decretato che dal prossimo mese di febbraio non verranno più programmati spot pubblicitari all'interno dei film. Maurizio Verucci è un uomo del nostro tempo, un uomo di successo. Per lui il tempo è prezioso, per lui puntualità e precisione sono valori irrinunciabili. Per questo ha scelto l'affidabilità di un orologio Time of the World, modello Top Manager. Maurizio Verucci non era l'unico a considerare prezioso il suo tempo. Un altro protagonista dei nostri giorni, il killer della pubblicità, affida la precisione dei suoi mortali appuntamenti ad un orologio Time of the World, modello Black Killer. Time of the World, l'orologio dell'uomo di successo. Per chi si sente un po' speciale, per chi non sbaglia mai, per chi non si accontenta, nuova Fiat Bora. La scelta giusta, garantita dal killer della pubblicità.
Mastro Killer, il nuovo prodotto che ammazza lo sporco e all'occorrenza ammazza la massaia. Incontrano il favore del pubblico i nuovi spot del killer della pubblicità, la cui programmazione è stata subito intensificata nelle fasce alte di ascolto. E con questo è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata. Senza vedere, ma adesso vedo benissimo. C'è il killer buono e sta venendo verso di me. Io sono un killer molto molto per bene. Ero preciso e coscienzioso nel mio lavoro, non ho mai amato gli esplosivi o le deflagrazioni clamorose. Ho sempre usato un fucile ad altissima precisione, un Mavlik, che faceva dei buchi piccolini per non sporcare il vestito alle vittime e lasciare sempre il cadavere in buono stato ai parenti. E ai funerali mandavo sempre un telegramma. Niente di personale, il tuo killer. Ah beh, certo. Era un periodo in cui si lavorava molto per lo Stato, testimoni, radaristi, generali, generici, ministri, e tutto senza sensi di colpa. Perché? Perché per lo Stato non si uccide, per lo Stato...